Seriate è una cittadina alle porte di Bergamo. A Seriate c'è il fiume Serio e l'unico effetto speciale che regala sono delle cascatelle, niente male. Eppure qui qualcuno, negli anni 70, decise di modificare un proiettore di diapositive e diventare il leader al mondo nell'illuminazione artistica. L'azienda si chiama Clay Paky e se siete andati a vedere un concerto importante negli ultimi anni, i fari erano sicuramente i loro. Come nasce Clay Paky e quando? Clay Paky nasce nel 1976 ed è stata fondata da Pasquale Quadri, che suonava in una piccola orchestra e si esibiva nelle varie balere nei night club e si accorse che mentre gli impianti audio erano molto sofisticati, per quanto riguarda l'illuminazione erano impianti molto rudimentali. Come mai Clay Paky? È la combinazione dei nomi d'arte del fondatore e di un suo amico. Pasquale divenne Paky e il suo amico, che si chiamava Claudio, Clay. Quindi l'azienda nasce come azienda di supporto a un mondo dello spettacolo che dal punto di vista delle luci era indietro. Sì, la Clay Paky è nata proprio creando gli effetti luce che fin dall'inizio si diffusero soprattutto nel mondo della discoteca, che a quel tempo era più aperto alle innovazioni. Poi piano piano questi effetti luci emigrarono prima nel mondo dei concerti live, passarono alla televisione per arrivare fino al teatro. Facciamo degli esempi di spettacoli dove ci sono prodotti Clay Paky. Le Olimpiadi di Sochi, le cerimonie di apertura e di chiusura sono state fatte con un set di luci della Clay Paky, ma è stato così per le Olimpiadi di Londra. Il Cirque du Soleil usa esclusivamente luci della Clay Paky. La cerimonia degli Oscar di Hollywood è stata fatta utilizzando i prodotti della Clay Paky. La discoteca è stato il primo ambiente dove Clay Paky ha avuto successo perché il discotecaro, tradizionalmente diciamo un po' tamarro di gusti, non ha paura di rovinare un mondo precedente, una tradizione. Oggi però come si fa a rimanere l'azienda di riferimento per l'avanguardia dell'illuminotecnica? È una sfida sull'innovazione, perché nel mondo dello spettacolo quello cui si va alla ricerca è l'effetto novità per attirare pubblico e per regalare divertimento e stupore. Diciamo, normalmente in tutti i settori si dice che i prodotti devono soddisfare un bisogno, ma quando si tratta di spettacolarizzazione, il bisogno è un bisogno veramente emozionale che è difficile programmare, che nasce attraverso la sperimentazione, no? In cui si prova e si riprova finché un concetto, un'idea che tu hai avuto, un'intuizione non si rivela percorribile. Il mercato delle emozioni è esigente, servono idee nuove e affidabilità storica, un incrocio delicato tra solido e impalpabile. La missione di Clay Paky è quella di soddisfare bisogni emozionali attraverso prodotti innovativi. In Clay Paky noi abbiamo due clienti. Da una parte chi compra il nostro prodotto, che è la società che lo noleggia alla produzione. Dall'altra abbiamo la persona che chiede il prodotto veramente ed è il lighting designer. Il lighting designer è in parte tecnico, in parte artista. E lui cerca di proteggere la sua unicità attraverso degli effetti speciali nuovi. Dall'altra parte però la rental company cerca un prodotto affidabile, che duri nel tempo, che dia un ritorno dell'investimento nel tempo più breve possibile. La crisi come interviene sul mercato dell'intrattenimento? Il nostro mercato non ha mai sofferto una vera e propria crisi, addirittura è cresciuto. Nella natura umana evidentemente c'è bisogno anche dell'intrattenimento, soprattutto nei momenti difficili. Un po' come quelli che producono il cioccolato che con la crisi vendono. Sì, forse direi che il parallelismo è appropriato. L'intrattenimento funziona sempre e ovunque, dagli Stati Uniti al Giappone, ancora di più in tempi di crisi. Mentre solletica le emozioni di un pubblico esigente e bisognoso, Clay Paky deve rispondere alle aspettative di due tipologie di clienti, artisti e fornitori. Deve soddisfare in un prodotto solo richieste creative e tecniche e deve valorizzare la propria ricerca interna così che la concorrenza sia costretta a inseguire costantemente.